schifo, c'è una caccola. Kingdom Hearts ha inizio a Crepuscovoli. In questa Crepuscovoli ci sta un tizio di nome Roxas con degli amici. E praticamente questi si divertono a mangiare il gelato corsale, a zompa sopra i tram, si sa, a buffo proprio dei vandali, peggio dei burri della Dispoli. E a una certa scompaiono tutte le fotografie. Poi accusano poraccio a Roxas che se frega la roba, però non è criptomane, in realtà c'è sta qualcosa sotto. Poi alla fine c'è sta tipo un torneo. Se devono dare de santa ragione proprio, che se devono spezzare le ossa. Però non è che se spezzano le ossa, escono fuori le pallette colorate. Sì, perché tipo le mazze sono di gomma, sono di polistirolo, no? Lo sai che assomigliano a quelle alle vasche, quelle con le palline colorate? Quelle sono tutte quelle alla pipì de Roxas. A me mi sembrano le mazze quelle che usano nei GTR. Ricoperte. Fanno i punti. Sì, ricoperte. Due. Punch. Due. Magia oscura. Poi boh, compare un nessuno. Un nessuno. Che cosa sono i nessuno? I nessuno sono entità, cioè ovvero i gusci vuoti di una persona senza più il cuore. Però non ho capito che cazzo, cioè, perché cosa stavamo facendo lì a Crepuscovoli, non ci ho capito una minchia. Il succo della questione è chi li ha ammazzati. Serviva che Roxas doveva ricordarsi le cose, tipo. Non ci ho capito un cazzo. No, infatti è un po' confusa la cosa, però a me mi dispiace per Roxas perché stava tanto bene a mangiarsi il gelato, invece. Ma poi che fine ha fatto? È scomparso. Se sa, boh. Roxas se n'è andato. È andato dagli autori di Kingdom Hearts a reclamare. Perché l'avevano doppiato con Jess McCartney. Ma poi chi è Jess McCartney? Era uno che faceva tipo, cioè 17 anni e faceva tipo le canzoni, una cosa del genere. Lo sai chi? No, aspetta. È il Justin Bieber degli anni 90. Tipo come Ricky Martin. No, Ricky Martin. Ricky Martin non so perché mi ricorda il pinguino di Madagascar. Una volta mi hanno detto, ma magari un gabbiano intanto che vola muore e te plana nel culo. Lo sai che sfiga se te succede per davvero, porca miseria. Oddio. Magari te pieghi per allacciarti la scarpa o per raccogliere 5 centesimi che trovi per terra. È vero, tu sei quello che trovi centesimi per terra. Non so, ci ha fatto miliardi a trovare roba per terra, proprio un accattone. Io c'ho campo dei sordini per terra, Una volta ci ho trovato 10 euro in banconota sani. Porca miseria, tipo. Vabbè, qua sta fatto. Mio fratello. Sara! Che se mangia anche lui il gelato. La manica d'obesi. Poi va in Giappone e va a vedere che questi. Non si sa. Se li vedete di profilo con la lingua di fuori. Aia! Con la lingua di fuori sembrano chiusure lampo. Non si sa. Perché? Perché visto come fa. C'ha la linguetta a chiusura lampo. E se i giapponesi, siccome sono magri, se li metti di profilo. Con la lingua di fuori sembra una chiusura lampo. Ma che cazzo? Non so. Tipo c'è presente Shaggy the Scooby-Doo? Quello, porca miseria, hai visto quanto magna? Se fa i panini. Se fa i panini dei tu piani. Quella è tutta fame chimica di Shaggy. Fame chimica. Ah, fame chimica di sì, Shaggy. Sì, ma infatti Shaggy c'ha la faccia da fattone. Porca miseria. C'ha il capello e la barba del fattone, c'ha pure. C'è il suo migliore amico, è un cane gigante che parla. Ma porca miseria, un cane che parla, questo si sfonda. Vedi mostri, vedi. Se sfonda dei canne, porca miseria. Pure, allora, decretiamo i cartoni animati che disturbi hanno. Allora, Sora e Roxas hanno il diabete. Lady Oscar è transessuale. Vabbè, ma quello è ovvio. Anche Bambi e Titti. Non Titti. Hanno deciso. Oddio, Titti da morire. Titti è maschio.
Titti è maschio. Titti è proprio. È maschio, cioè, porca miseria, è transessuale. È bisessuale, no? Vabbè, scegli un fattone. Poi ci sta Tarzan che va in giro nudo. Geronimo Stilton è un pedofilo. Perché? Non lo so, perché lo vedi sempre schizzinato dalle femmine. Poi c'ha il trauma del fratello, quindi non si fida nemmeno degli adulti maschi. Però c'ha un buon rapporto col nipotino. Chi è il fratello del Geronimo Stilton? No, il cugino. E chi è? Trappola Stilton. Quello grosso? Ah, c'è stava Buzz Lightyear, c'ha... Boh, c'ha una testa, sembra una cappella, porca miseria. Cioè, complessi di inferiorità, Buzz Lightyear. Mamma mia, vuoi vedere il mio laser? Ti farò vedere le stelle. Poi c'è sta Super Mario, che in realtà è un idraulico normale. Però lui, mangiando i funghi... Luigi c'ha la spranga. Immagina i mostriciattoli, la principessa da salvare. In realtà quello è rimasto affogato nel cesso. Brutte storie. Lo sai perché? Non so perché sto guardando adesso il poster di Dragon Ball. E mi è venuto in mente la tua teoria sui capezzo. Dove cazzo sta il poster di Dragon Ball? Poster di Dragon Ball. Ah sì, la teoria dei capezzoli, questa la devo per forza dire. No, questo lo faremo in un altro video. Un video dedicato alla mia filosofia. Alla filosofia dei capezzoli, questa cosa è interessante. No, alla mia filosofia in generale. Poi quella dei capezzoli è soltanto una delle tante teorie. C'ho la teoria dei capezzoli, c'ho la teoria dei miliardi di paradisi e miliardi di inferni. Poi c'ho anche la teoria della canzoncina Ci sono due coccodrilli, quella tipo... Quella fa paura. Quella ha un messaggio apocalittico. Cagando fuori dal vasetto.